Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, mettetevi comodi perché credo non sarò sintetica. In questo video vi parlerò della mia esperienza studio-lavoro da settembre ad oggi. E quindi ripercorreremo un po' insieme i momenti cruciali di un anno che di fatto non è ancora finito. Oggi è il 6 giugno, quindi la scuola tecnicamente finisce tra 2 giorni, l'anno accademico, insomma, la sessione durerà ancora un mese, quindi ci sarà ancora da sudare parecchio. Allora, quest'anno ho iniziato a lavorare molto prima, il 20 di settembre, è molto presto per essere chiamati da MAD, ma questo mi ha permesso praticamente di prendere servizio una settimana dopo l'inizio della scuola. Posso dire di essermi vissuta proprio tutto l'anno. Ho insegnato sostegno alla primaria in 2 classi questa volta, con una composizione d'orario un po' particolare. Ho seguito un bambino per 11 ore, una bambina nella stessa classe per 5 ore e mezza e un'altra bambina per altre 5 ore e mezza in una quinta. Quindi mi sono, diciamo, mossa tra quarta e quinta anche quest'anno, però ho lavorato con 2 team diversi, il che è stata la prima cosa positiva dell'anno, perché comunque piuttosto che passare 22 ore nello stesso gruppo classe con gli stessi colleghi, questo mi ha permesso di avere un più ampio respiro. Primo semestre ho dato 3 materie, poi vi parlerò di tutto quando si chiuderà l'anno e farò il consueto video in cui analizzo tutti gli esami, ma devo dire di aver studiato pochissimo perché 3 bambini vuol dire 3 PEI da preparare, 3 GLO iniziali, 3 GLO finali. Tutto moltiplicato per 3, il lavoro quest'anno ha richiesto molta, molta energia, molta più dell'anno scorso. L'anno scorso avevo 22 ore su un bambino solo, che per quanto sia impegnativo, a livello burocratico, quindi di lavoro che ci si porta a casa, era uno, ok? Inoltre quest'anno, soprattutto nel secondo periodo, tante cose sono state fatte in presenza. I GLO no, ma non credo quelli, perché comunque con gli specialisti è molto più comodo a distanza. Però, per esempio, i colloqui con i genitori, l'assemblea, scusate, l'assemblea genitori, le assemblee di classe e tutto il resto, e quindi comunque prende molto più tempo rispetto agli incontri online che erano celeri. A parlare un po' più nel dettaglio. Allora, i 3 bambini che ho seguito hanno diagnosi molto molto diverse. 2 sono PEI differenziati, quindi anche più complicati da strutturare. 1 invece è un PEI per obiettivi minimi, però si tratta di un bambino a nuova certificazione, quindi non aveva mai avuto un PEI prima d'ora, ho dovuto costruirlo io. Ed è una situazione nuova che mi sono trovata ad affrontare perché comunque l'anno scorso avevo un alunno che era già certificato da diversi anni, quindi c'era già un PEI di partenza. Partire con un PEI da zero è abbastanza complesso, anche se abbiamo continuato ad utilizzare il modello di PEI tradizionale, non si è ancora passati al PEI ICF e non so quando ci si passerà. So che questa cosa dipende un po' da scuola a scuola, fatemi sapere voi come siete organizzati. Per noi sembra ancora abbastanza lontana la situazione. Allora, una di queste 3 bambini sono 2 alunne e un alunno, quindi 2 femminucce e un maschietto, di cui una bambina ha una sindrome molto grave. E quindi il suo livello di partecipazione è molto complesso da gestire. Intendo partecipazione alle attività degli altri, il suo livello di inclusione è complesso da gestire, anche perché è seguita da un pool di figure, di esperti, terapista occupazionale, logopedista, eccetera, che intervengono proprio direttamente anche a scuola. Situazione che non mi era mai capitata e anche questa è stata molto formativa, cioè
avere comunque questo interfacciarsi continuo e diretto. È seguita anche da un'operatrice sociosanitaria con cui mi sono sempre trovata molto bene, però anche questa una nuova esperienza. Però è stato complesso perché inizialmente veramente non sapevo come gestirla, soprattutto perché non ha linguaggio, non si arriva neanche alla lallazione, per cui all'inizio anche soltanto stabilire una comunicazione pensavo non sarebbe stato semplice. In realtà poi, come sempre succede, i bambini stupiscono, hanno un sacco di risorse e quindi è andata molto bene. Però sicuramente mette alla prova emotivamente, didatticamente, da tutti i punti di vista. Gli altri due bambini invece, uno ha seguito appunto il programma per obiettivi minimi, quindi sostanzialmente della classe. Difficoltà comportamentali, ma più di natura imitativa, cioè ha comunque una certa ipersensibilità quando intorno il contesto è appunto chiassoso, fragoroso, eccetera. Ha anche dei tratti caratteriali particolari per cui non ha raggiunto una gran maturità a livello comunicativo, per cui tende a reagire appena gli si dice la minima cosa, il minimo rimprovero, con il classico pianto disperato del bambino, però insomma si gestisce tenendo un pochino conto dei tempi d'attenzione, eccetera. E la bimba invece che è in quinta, appunto, segue anche lei un programma differenziato e 5 ore e mezza sono veramente pochissime, quindi ho dovuto strutturare l'orario e anche questa è stata una nuova esperienza perché almeno dove ho lavorato io l'orario degli insegnanti di sostegno lo fanno le insegnanti e non è semplicissimo fare un orario. Anche perché devi seguire delle logiche che possono risultare utili al bambino. E appunto, con 5 ore e mezza ho potuto lavorare su italiano e matematica. Vi ho fatto vedere anche qualche piccola esperienza. Ho provato a portare un pochino di rudimenti di psicomotricità che ho. Insomma, visto che la gran difficoltà è l'astrazione, soprattutto in matematica, ma anche in grammatica, ho provato a portare un po' di esperienze concrete ed è stata un'esperienza molto molto positiva. È una bambina in passaggio di grado, quindi è sempre una fase molto delicata. È la seconda occasione che ho di seguire alunni di quinta, quindi più o meno l'iter lo avevo presente e vederli spiccare il volo è sempre, insomma, così particolare. Mi è dispiaciuto veramente non poterle dedicare più tempo, anche perché soprattutto conosco lei, ma con questo poco tempo a disposizione ogni settimana non conosco bene la classe e questo mi è dispiaciuto. Difficoltà grandi quest'anno sono state sicuramente di natura comportamentale, legate agli altri bambini della classe. Perché molto più dell'anno scorso, io pensavo l'anno scorso di aver raggiunto un limite e di aver conosciuto la massima frustrazione che un insegnante possa provare, ma in realtà non avevo capito nulla, perché a livello di crisi comportamentali, manifestazioni fisiche eteroaggressive, quest'anno è stato veramente il non plus ultra. E la frustrazione che si raggiunge quando tocca stare delle giornate intere a fare i carabinieri, sostanzialmente, a impedire che venga fatto del male ad altri bambini, che i bambini stessi si facciano male, che si diano spintoni, eccetera, eccetera. No, non è facile da spiegare a parole, ma è alienante.
ci sono stati giorni e settimane in cui non ho potuto entrare in classe e fare didattica, ma ho dovuto prestarmi al controllo, semplicemente al controllo. Sono delle difficoltà che non sai neanche tu come gestire, no? Perché non sai mai che cosa aspettarti, perché ogni giornata è diversa, ogni crisi è diversa, ci sono tanti elementi che si ripetono, no? Magari il fattore scatenante è il classico no per qualsiasi cosa, oppure la stanchezza fisiologica, oppure chissà. Però è pesante, anche dover, spesso mi è capitato, dover sottrarre ore agli alunni a cui sono assegnata che non c'è niente di male, io sono la prima che dice che un insegnante di sostegno è un insegnante di classe, però tengo conto che gli alunni a cui sono assegnata hanno diritto alla mia presenza per legge, e quindi per quanto io non sia molto rigida, diciamo, in queste cose qui, nel senso che siamo in classe, tutti ci occupiamo di tutto, però a volte è stato abbastanza pesante questa cosa, vi dico. Sono tornata a casa con lividi, sono tornata a casa distrutta, lo studio ne ha risentito, perché comunque dopo che passi un giorno, letteralmente un giorno, a correre, a stare sempre costantemente allerta, chissà che cosa succede, sempre tutto sotto controllo, eccetera, vi posso assicurare che hai tutte le voglie, tranne quella di tornare a casa e dire «Oh, adesso mi metto sui libri!» Questo non significa che il lavoro non mi dia più motivazione per studiare, ma significa un po' come dicevo all'inizio, no? Quest'anno mettendo sulla bilancia, sia per motivazioni, appunto, vogliamo chiamarle emotive, sia per questioni pratiche, proprio logistiche, di tempo, quest'anno il lavoro ha dovuto pesare di più. Frequenza alle lezioni non se n'è parlato, perché l'Università di Udine quest'anno ha fatto praticamente tutto in presenza, quindi io non ho potuto seguire nulla. Siamo tornati, siamo tornati ai tempi pre-Covid. E, appunto, 3 esami durante il primo semestre da non frequentante, durante il secondo semestre stessa identica cosa. Adesso ne darò altri 3 in questa sessione estiva. Che cosa è successo? Da marzo in poi è partito il tran tran del tirocinio. La terza annualità di tirocinio, io vi ho fatto un video in cui ve ne ho parlato, però sostanzialmente mi ha letteralmente risucchiato energie per tutti questi 3 mesi, e a livello studio, a livello università, ho dovuto pensare solo a quello, perché comunque è pesante, noi facciamo tutti e 2 gli ordini, quindi sia primaria che infanzia ogni anno, vi lascio tutti i video in cui ne parlo comunque, quindi così potete andare ad approfondire. E quindi lavoro, tirocinio, tirocinio, lavoro, questi sono stati i miei ultimi 3 mesi. Di aprire libri, io ve lo dico sinceramente, non ne avevo né tempo, né voglia, né modo. Ci sono i 3.000 gruppi WhatsApp che da un certo punto di vista salvano un po' la vita. E cos'altro? Poi l'annualità di tirocinio io l'ho chiusa proprio qualche giorno fa, ho fatto il colloquio conclusivo in cui ho mostrato PowerPoint con tutto un riassunto, diciamo breve, in 7-8 slide della mia esperienza. Per fortuna è andata bene, è stato il primo anno in cui ho gestito tirocinio e lavoro effettivamente, perché gli altri anni a causa del Covid non ero riuscita a entrare nelle scuole come tirocinante, è stata un'ammazzata. Un'esperienza anche questa, sicuramente. Questo non significa che il lavoro non mi dia più motivazione per studiare, ma significa un po' come dicevo all'inizio, no? Quest'anno mettendo sulla bilancia, sia per motivazioni, appunto, vogliamo chiamarle
emotive, sia per questioni pratiche, proprio logistiche, di tempo, quest'anno il lavoro ha dovuto pesare di più. Frequenza alle lezioni non se n'è parlato, perché l'Università di Udine quest'anno ha fatto praticamente tutto in presenza, quindi io non ho potuto seguire nulla. Siamo tornati, siamo tornati ai tempi pre-Covid. E, appunto, 3 esami durante il primo semestre da non frequentante, durante il secondo semestre stessa identica cosa. Adesso ne darò altri 3 in questa sessione estiva. Che cosa è successo? Da marzo in poi è partito il tran tran del tirocinio. La terza annualità di tirocinio, io vi ho fatto un video in cui ve ne ho parlato, però sostanzialmente mi ha letteralmente risucchiato energie per tutti questi 3 mesi, e a livello studio, a livello università, ho dovuto pensare solo a quello, perché comunque è pesante. Noi facciamo tutti e 2 gli ordini, quindi sia primaria che infanzia ogni anno, vi lascio tutti i video in cui ne parlo comunque, quindi così potete andare ad approfondire. E quindi lavoro, tirocinio, tirocinio, lavoro, questi sono stati i miei ultimi 3 mesi. Di aprire libri, io ve lo dico sinceramente, non ne avevo né tempo né voglia né modo. Ci sono i 3.000 gruppi WhatsApp che da un certo punto di vista salvano un po' la vita. E cos'altro? Poi l'annualità di tirocinio io l'ho chiusa proprio qualche giorno fa, ho fatto il colloquio conclusivo in cui ho mostrato PowerPoint con tutto un riassunto, diciamo breve, in 7-8 slide della mia esperienza. Per fortuna è andata bene, è stato il primo anno in cui ho gestito tirocinio e lavoro effettivamente, perché gli altri anni a causa del Covid non ero riuscita a entrare nelle scuole come tirocinante. È stata un'ammazzata, un'esperienza anche questa, sicuramente. Altre esperienze che possono essere state significative, un po' il rovescio della medaglia di queste difficoltà comportamentali. Abbiamo dovuto seguire tutto l'iter per la richiesta di sostegno per alcuni bambini, cosa che per me è stata nuova, e mi sono anche accorta di tante ingiustizie che purtroppo popolano un po' questo sistema per quanto riguarda appunto la scuola pubblica, perché questo taglio di risorse continuo, adesso non mi voglio addentrare nella polemica, però è pesante e non va assolutamente a beneficio dei bambini. Ho conosciuto questa grande ingiustizia, diciamo così, e sono entrata un po' nel meccanismo di come funziona una richiesta di sostegno, dalla parte insegnanti quali documenti ci vogliono, da parte degli specialisti cosa si deve produrre, eccetera. Anche questa esperienza nuova. E anche, appunto, colloqui genitori in presenza, la gestione emotiva di un colloquio con un genitore a cui tu stai dicendo qualcosa di non piacevole, tra virgolette, ecco. Non piacevole in senso assoluto, forse è troppo vago, ecco, per essere più specifica, assistere alla scena in cui tu stai dicendo ad un genitore che, per quello che hai notato, forse sarebbe meglio avviare degli accertamenti medici. Noi non facciamo diagnosi, per carità del cielo, riportiamo quello che vediamo, però anche solo questo, insomma, ho visto che non è proprio semplice, e si possono avere tante reazioni diverse. Ho assistito alla reazione del genitore conciliante come la reazione del genitore che dice no, ed è tutto parte del variopinto mondo, no? Con cui poi uno si trova ad avere a che fare. E quindi sì, tante esperienze emotivamente toccanti, soprattutto penso di ricordarlo, di poterlo ricordare in futuro come un anno
Forse è un po' più statico del precedente, perché comunque, per quante esperienze nuove ci siano state, la maggior parte di queste me le aspettavo e sono come me le aspettavo, rispetto magari all'anno scorso. È stato un anno in generale in cui ho sperimentato un modo nuovo di percepire l'insegnante di sostegno, non necessariamente positivo. E anche questo ha fatto parte dell'esperienza, insomma, va bene. È stato un insieme di fatti, cose, sensazioni che mi ha fatto venire fuori un pochino di voglia di evolvere e di cambiare. Ovviamente non so come, non so se potrò farlo, se avrò la possibilità, eccetera, perché è tutto affidato a un algoritmo, però no, e non voglio neanche. Ho ipotecato un piccolo desiderio per l'anno prossimo, però vedremo, insomma. Altra cosa importantissima di quest'anno è stata l'entrata in graduatoria. Ovviamente, scusate se dico le cose un po' alla rinfusa, però l'entrata in graduatoria ha formalizzato in qualche modo, vogliamo dirlo, il mio ingresso nel mondo della scuola, perché insomma 4 anni da MAD si lavora, per carità, alla pari di tutti gli altri, certo, però la MAD è un po' né carne né pesce, ecco, non hai un ordine, non hai un regolamento, non hai praticamente nulla. Invece entrare proprio nel sistema dei punteggi, di tutte queste regole, di tutte queste istanze che mettono un'ansia tremenda che non avevo mai conosciuto prima, quindi anche questo, prima del 31 di maggio, quindi prima di inoltrare questa istanza definitivamente, mi è venuto il panico quelle centinaia di volte canoniche. Però va bene, adesso seguiremo tutti gli altri passi dell'iter che serve per arrivare a fine agosto, inizio settembre, spero con una nuova supplenza. Io niente, vi saluto, penso di aver detto tutto. Se avete qualche domanda, se volete un po' approfondire, ho fatto diversi post su questa fine dell'anno e anche su attività che ho fatto nei mesi scorsi. Ecco, un'altra cosa che necessariamente devo citare riguardo a quest'anno è l'inserimento di alunni ucraini. Noi non ne abbiamo avuti direttamente in classe nostra, perché insomma siamo già abbastanza oberati, però ho avuto occasione di seguire un alunno di prima, proprio nei suoi primissimi giorni, e poi durante la mia esperienza di tirocinio all'infanzia è arrivato un bimbo di 3 anni. Non entrerò nei dettagli, insomma, perché è stato qualcosa di molto molto forte in entrambi i casi, per tanti motivi, perché comunque da un lato ti raccontano la loro storia e ti dicono no, tutte le varie situazioni. Entrambi i casi che io ho conosciuto sono due maschi, conosciuto da vicino, insomma, poi per esempio nel mio plesso sono arrivati in totale, mi sembra, 8 bambini. Però quelli che io ho conosciuto più da vicino sono entrambi con genitori. Uno purtroppo con genitori deceduti e uno con genitori che in questo momento sono combattenti. Entrambi i bambini sono qui con le nonne, che per fortuna avevano già agganci in Italia, eccetera. Quindi da un lato ti raccontano queste storie qui, dall'altro però ti dicono: mi raccomando, non fare domande, trattali normalmente. Non mostrarti più apprensivo del dovuto, non essere troppo invadente, non è. Comunque, non tanto nei confronti dei bambini, perché poi, nonostante tutto, cioè loro si approcciano con una naturalezza incredibile e hanno delle risorse pazzesche, un'autonomia, devo dire, soprattutto nel bimbo di 3 anni, che cioè la velocità con cui ha affrontato l'inserimento e tutto il resto, io l'ho vissuta da tirocinante, ma ho visto lo stupore negli occhi degli insegnanti, che sicuramente di bambini di quell'età ne hanno visti molti, molti più di me. E
emotivamente anche qui una sfida grande, poi che si deve scontrare necessariamente con la burocrazia italiana che richiede, per esempio, adesso una valutazione per questi bambini e tutto il resto, insomma. Sì, anche questa è assolutamente un'esperienza da citare, la scuola non era pronta per niente, come non era pronto il mondo ad una situazione del genere. E sicuramente dopo 2 anni di Covid, 3 anni di Covid e questo, possiamo dire, insomma, di essere quasi pronti a tutto a questo punto. Niente, io vi saluto, spero per l'anno prossimo, sinceramente spero tanto che le norme anti-Covid si allentino ancora di più, spero tanto di poter trovare dei bambini senza mascherina l'anno prossimo, ve lo dico proprio in maniera accurata. E già adesso che le misure si sono un po' allentate, che in giardino si può abbassare la mascherina, eccetera, siamo tornati un po' a lavorare in gruppo. E già le cose sono un po' cambiate, insomma, ci sono proprio delle classi nate sotto il segno del Covid che non ne possono veramente più, quindi spero in un cambiamento per questi bambini. Io vi saluto davvero questa volta, avrò parlato tantissimo, grazie se siete arrivati fino in fondo e ci vediamo al prossimo video.